Nella veste di dirigente del museo ho di compensa, naturalmente, anche il piacere di introdurre questo incontro, anche per presentare un po' al marino, possiamo considerare abbastanza largo. Non durerò naturalmente molto tempo perché il programma è fisso ed è interessante, quindi mi limiterò a questa sera. Il museo, con l'aiuto di amici convenuti, vi invitano a parlare d'arte, ma non per discorrere d'arte, a parlare anche del nostro futuro, a partire dalla riflessione sui manufatti del passato, della cultura in essa incorporata. E per... invito a anche un saluto Giuliano Tardo, che è venuto a trovarci. Credo che voi ne sia il primo a essere veramente stupito e felice di tanto pubblico della sorta. Io sono reduce da un lungo viaggio, sono un po' stanco, ma non potevo non venire a questo mio amico dal grande cuore, Moimi. E tu sai, come ti ammiro. E tu sai che ti ho detto che non entrerò mai più in un museo senza essere accompagnato da te, perché io ho visto questa statua. Sono andato prima di te a vederla, ma non l'avevo mica vista come l'hai vista tu, con quelle prospettive, con quel taglio, con quell'amore e quello stupore che, insomma, io faccio un mestiere che, insomma, in qualche modo me l'hai proprio rubato. Non so come, andrò a rivederla sotto. Ma devo dire, io idea ce l'ho, tu, io e te andiamo insieme ai musei. Temo che ci devono cacciare dopo un po', perché tu chissà cosa mi farai vedere, però continuerai a stupirmi come hai fatto con questo documentario. Qua ti ringrazio. Le parole che ha detto il direttore su questo luogo sono bellissime, e stasera ho sentito finalmente di dire una parola che sembra sparita dal vocabolario dei politici: cultura. Irene Pignani. Troppo buono. Ciao, buona tarda. Buonasera. Io sono qui come amica di Moimi e come ex critico cinematografico sbalordito, ma per dire che appunto il contesto di una manifestazione è sempre molto importante. Se fossimo alla Casa del Cinema, il fatto di parlare di Daphne significherebbe quasi certamente che stiamo parlando di qualcuno che c'è caldo, e di Jack Lemmon, la convenzione a travestì per cui si chiamava Daphne, amico della sua amica Tony Curtis e destinatario della più celebre battuta della storia del cinema: nessuno è perfetto. Stasera qui invece siamo nella perfezione, non parlo soltanto di lui, parlo di questo straordinario gruppo marmoreo che il nostro amico Moimi ha raccontato in una maniera sorprendente, dando vita al movimento, appunto a un elemento stabile e fermo. Ora Luigi Di Berti legge il testo delle Metamorfosi di Ovidio, accompagnato al flauto traverso da Alessandra Di Prospero. Con paurosa fuga, la figlia di Penelo si sottrae al Dio che voleva ancora di lui. E nelle lutte, lui e le sue preghiere rimaste a mezzo, apparve proprio allora, svelava il corpo nudo in vento, e spirando all'incontro agitava le proprie vesti, mentre l'aria leggera spargeva all'indietro i fluttuanti capelli. La fuga esaltava la bellezza, ma il giovane Dio più non sopporta di gettare le sue preghiere, e poiché amore stesso lo incitava, insegue le orde col passo pilato, come in aperta campagna un cane di gallia avvista una lepre, e quello contro bramando la preda acquista la salvezza, l'uno spera, simile a un conquistatore, deve una mano in possesso
e si getta sull'orbita di un sorriso, l'altra è nell'ansia di essere raggiunta, si sottrae ai morsi e si stacca dalla bocca che già la preme. Così il Dio e la Vergine, veloce quello per la speranza, questa per il terrore. Ma spinto dalle ali d'amore, colui che insegue è più rapido, nega una sosta, si accosta alla schiena della fuggitiva, sui capelli di lei scompigliati, sul collo mette l'affanno del suo respiro. Al cadere le forze e la impallidì, stremata dallo sforzo della fuori fuga, gettando uno sguardo alle onde del Peneo, o padre, disse: dammi soccorso. Se voi fulmine avete il potere, annienta, mutandola, la mia immagine per cui troppo piacque. Aveva appena terminato la supplica, torpore profondo la invade, le invade le membra, di tetra corteccia si fascia il delicato busto, le chiome si dilatano in fronte, le braccia, i rami, sino ad allora così veloci di piedi, si fissano in immobili radici. Un arbore a cima copre la testa. Soltanto il fulgore di lei sopravvive. Eppure così Febo la ama ancora. Distesa la mano destra sul tronco, ancora avverte sotto la recente corteccia palpitare il petto, poi avvolgendo con il suo corpo i rami come fossero membra, imprime baci al legno, ma il legno resta sordo ai baci. Poiché il Dio le disse: non puoi essere mia sposa, certamente tu sarai la mia pianta, il mio capo, la mia cetera, la mia faretra avranno te sempre o a loro. Tu sarai compagno ai condottieri del Lazio quando liete voci inizieranno a trionfo e il Campidoglio contemplerà lunghi cortei. Sempre tu, fedelissimo custode della porta di Augusto, starai appeso ai suoi battenti e proteggerai la corona di Quercia posta nel mezzo. E come il mio capo, dalla chioma mai precisa, è giovane sempre, così anche tu mostrerai sempre il perpetuo vanto delle fronde. Aveva detto, e con i rami allora formati, la loro assentì e parve, come con il capo, dare la corona con la cima. Thank you.
che per lui è quindi anche idea. Buonasera, devo appunto riprendere le parole con cui il lettore Luigi Mantova ha introdotto questa affollatissima serata. Però se fosse diventato un posto, ma potete provare. E, appunto sul concetto di abitare, fare un'opera d'arte è soprattutto abitare un luogo e aprire uno spazio, aprire un tempo e uno spazio. Noi ci troviamo sul cortile, e che cortile? Un cortile che è una piazza, che è piazza. Questo cortile è già stato abitato, in questo momento è abitato. Chi si può ricordare i tempi, per esempio, di Nicolini, si proiettavano anche dei film, no? Tutta la città, i luoghi della città erano animati, i luoghi di cultura erano animati, i luoghi in cui si conservava la cultura erano animati da un abitato, da un abitare possibile. Ringraziare un suo erede, Fabiano Forti Berlini, che nel cui sangue scopre quello del gigante di Gian Lorenzo, che ha permesso anche concretamente la realizzazione di questa serata insieme naturalmente al Museo di Roma di Palazzo Craschi e all'architetto Berlini. Adesso, se sentite tutti bene, vorrei, a me sta molto a cuore questa questione. Questa Neapolitana per me è una fissazione da quando da studente lavoravo con le scuole, facevo la guida di scuola alla Galleria Borghese e ho cominciato a frequentare la Neapolitana e dicevo ai ragazzi, guardate, fate una cosa, cominciate da questo punto e poi vi dirò perché. E da questo punto mettetemi un po' i parocchi, guardatela a fette questa statua, guardatela a fettine e vedete che come i fumetti di una volta facevano e scorrevano le immagini fisse e si muovevano sotto i vostri occhi. Vi ricordate quei librettini o come le vecchie macchine luminose, la penale del cinema? E vi dicevo, guardate così e vedrete che una storia vi apparirà sotto gli occhi. Insomma, per me Bernini, e questo è un caso unico nella storia della scultura, Bernini ha scolpito, diciamo, non un'istantanea. Prendiamo per esempio il Davide, seppur con la torsione tipica, poi come l'identità della scultura fiorentina del Rinascimento, si può vedere da molti punti di vista, però è sempre un'istantanea. Davide colto nell'atto di lanciare la frontola, il sasso micidiale contro Golia. E Apollo e Daphne è diverso, molto diverso. Apollo e Daphne, Bernini ha discusso, ha quasi litigato con Scipione Borghese perché ha ottenuto, con questa discussione, di piazzarlo da un lato della stanza, anche perché c'era un'altra statua. Il centro è stato messo al centro in modo molto sbagliato ai primi dell'Ottocento. Lui ha voluto che il Davide fosse visto di schiena come lo mostrerò io. Io questo documento non l'avevo ancora letto allora, però è Bernini che ti guida in questo. Noi vediamo un ragazzo solo con un panno che fa un vortice che indica la velocità con cui corre e lo vediamo solo. Pian piano, e Bernini ci invita a girare intorno, scopriamo che c'è una donna, una ragazza che si intravede e pian piano si svolge questa caccia, una caccia fatale perché non è voluta, non è cosciente, è una caccia dovuta a un dio, a Eros, che ha colpito con il dardo dorato a
Apollo, il dardo che fa innamorare Teodoro, e nello stesso tempo col dardo di piombo che fa disamorare, che fa odiare, ha colpito Daphne. Per cui è una caccia, un inseguimento, come dire, insomma, dovuto a andando avanti, noi scopriamo con i pezzi, io voglio dirvi questo, perché il video è molto, non è mai esplicito, per cui voglio un po' vi dare la vostra attenzione a un modo di vederlo. A un certo punto si vedono tanti elementi che in questa corsa va avanti. Si arriva poi al momento cruciale. Il momento cruciale è quando, girando ancora intorno, prima vediamo Daphne dare come un colpo di reni e per sfuggire all'ultimo tentativo di presa di Apollo. Girando ancora vediamo alla fine la mano di lui che tocca le tenere carni, la pancia di Daphne. Da quel momento tutta la storia cambia, da quel momento si inserisce il miracolo. Il miracolo degli dei antichi o quelli moderni è un miracolo. Lei, come aveva fatto voto al padre, alla divinità fluviale, si tramuterà pian piano in un albero. Da quel punto fino adesso i segmenti con cui vedevamo erano orizzontali. Da quel momento in cui si tocca diventano verticali, scendono verso le gambe, verso i piedi, la corteccia copre la ragazza Daphne, e dalle braccia si allungano rami, diventano foglie, gemme, e qui c'è un altro punto. Bernini ha insistito molto, ha quasi litigato lo scrittore borghese per ottenere di mettere la statua di schiena, proprio per invitare a questa lettura. Poi, nei documenti che ci stanno, si dice che era accostata alla parete, però non si precisa quanto fosse accostata, sicuramente stava di lato. Ma io sono sicuro, perché Bernini ce lo dice, che c'era un corridoio con la parete per cui potevi apprezzare la fine della storia. Perché quando la metamorfosi inizia e viene divorata dalla natura, da quest'altro che poi è la prima volta che appare sulla terra, Daphne all'opera, loro non esisteva prima, nasce con questo miracolo. Quando si gira ancora intorno, pian piano, lentamente, progressivamente, qui è un po' un difetto del video perché è un po' troppo veloce a quel punto, ma io vi prego di guardarlo attentamente. Man mano che si gira, voi vedete che l'albero, il tronco, i rami coprono fino a farla scomparire Daphne. Cioè l'ultimo punto di vista. Noi abbiamo iniziato con una leggera diagonale del piedistallo da una parte e finiamo sulla diagonale opposta. Tra l'altro Bernini l'aveva fatto con un piedistallo più basso di quello che adesso, per cui lo spettatore quasi dialogava da tu per tu con questa scena. Adesso più alto è diventato più lontano. E invece, essendo più basso, alla fine, quando arriviamo all'altra diagonale, Daphne, lo vedete, è scomparsa, è diventata tronco, rami, foglie, bacche, e così finisce la storia. E spero che la apprezziate. L'albero scaccia, amore. Questo dardo infisse il Dio della nuova figlia di Pea, ma con l'altro attraverso la rossa, colpì nel più profondo il corpo di Apollo. E tosto l'uno ama, fugge l'altro persino il nome della madre. Spesso l'ave mi diceva, da te mia cara stella. Questo testo, tra l'altro accompagnato anche dal flauto di Alessandro Di Prosper, come ha accompagnato prima la lettura di Luigi Di Bello. Questo testo è una mia manipolazione del testo di video, a cui ho aggiunto piccole cose, ho fatto dei piccoli cambiamenti, tanto per farlo stare nei limiti della narrazione. E quello che volevo dire è che Bernini
leggeva, si sa, il documentato che leggeva nel momento della creazione dell'opera, leggeva questo pezzo di Ovidio, lo studiava e secondo me ha proprio usato Ovidio come, come sceneggiatura per il suo film, diciamo. L'ha proprio usato adesso, io il lavoro che ho fatto è come se poi Ovidio, dopo che avessi scritto il soggetto, correggesse la sceneggiatura sul lavoro di appunto. Poi c'è una grande, io ho riunito il testo di Ovidio all'opera La Statua, perché c'è un enorme e strettissimo legame. Fatto vedere a tutti
e quanti, come effettivamente il sviluppo di strada è un deposito di idee, può essere visto come una storia condivisionale. Questa è una cosa interessante, perché paragona la scultura alla poesia. Infatti prima di rendere Mignani ha letto la poesia di Claudio Marino, è stata letta naturalmente la poesia di Fiovini, il Metamorfosi, cui il gruppo si ispira, cioè è un'opera fortemente legata alla poesia. E questo ha una certa importanza celata, perché al tempo dei Bernini il culto della poesia, della musica, è anche interessante la scelta che abbiamo fatto stasera di far ascoltare le Metamorfosi accompagnate da una musica, abbiamo fatto solo, e poi anche le fotografie. E questo pure ha una coerenza con quello che pensavano gli antichi, che più si vede un'opera d'arte con gli occhi della poesia e più veramente la conosciamo. L'operazione che ha fatto Mignani è questa: un poeta come lui che legge poeticamente l'immagine fatta da Mignani. Poi questa, diciamo, occasione per noi è buona per ricordare Mignani sapete che a bordo in Africa è stato fatto da Berlino quando era ragazzo. È notevole pensare che un capolavoro così bello, così elaborato, così complesso concettualmente è stato fatto da un uomo di 25 anni. Tanto aveva Berlino quando realizzò questa bella composizione. Poi noi siamo in un luogo in cui basta affacciarsi lì, a quella porta, che si vede Piazza Navona e si vede ancora Bernini. Però questa volta si vede Bernini maturo molti anni dopo la fontana dei fiumi. Quando il maestro era già più che maturo e quando attraversava un periodo della sua vita meno brillante di quando da giovane fece la porta. E il nostro sponsor è Fabiano Forte Bernini, che discende proprio dal maestro, conserva ancora nella collezione della famiglia il grande bozzetto, potremmo dire, della fontana di lui. Una nota bella, interessante e singolare che lega questo nostro amico al suo grande antenato in un modo molto forte. Così, per dare il contributo, grazie a lui, abbiamo la possibilità di offrire un piccolo rifresco a tutti voi presenti. Allora, adesso lui conclude questo incontro con un suo ricordo personale, insomma, sulla figura del grande maestro. Quindi Fabiano è prendito di noi. Grazie. Non è facile parlare dopo l'autostima, comunque mi impegnerò. Volevo dirvi una cosa, grazie a tutti per essere venuti qua, grazie a Morto Chiesa per averci dato uno spunto per parlare un po' di arte, che purtroppo se ne passa anche molto di meno. E allora ci dà la possibilità, insieme a Maestro Gianni Sodorini, saremo qua a parlare un po' di arte. Come diceva Carlo, giustamente siamo circondati da tante opere. L'unica opera presente è portata nel video, la fontana dei fiumi è rappresentata, e viva e si può toccare la mano. Allora forse è il caso di spaziare un po' velocemente e ripercorrere, tornando indietro come se dovessimo una macchina del tempo, un po' Bernini con la sua personalità, i suoi pregi e difetti, e cercare il periodo in cui è partito, qui è il massimo dell'auge e della gioventù, del 1621 al 1625, quando sono commissionati anche i gruppi scultori che sono presenti a Galleria Borghese, tanto il Proserpio e Andale di Apolletano, commissionati appunto da Scipione Borghese, in cui era un ragazzo forte e vigoroso, su cui ha dimostrato per la prima volta in cui le sculture possono prendere vita, forma, possono essere vive, nel tempo di scultura erano gusti che vengono posti sopra delle
delle tombe, riportasi.